Mi chiamo Luciano Galetti e sono il direttore dell'Ufficio Risorse dell'Unione Europea e Sviluppo del Lavoro della provincia di Trento. In seguito alla chiusura dello stabilimento Whirlpool avvenuta nel 2014, abbiamo avuto modo di utilizzare il Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione per far fronte al licenziamento di 608 persone. Abbiamo implementato un toolbox di strumenti innovativi su misura che rispondessero ai diversi bisogni e necessità espressi dai singoli lavoratori. Grazie all'intervento che abbiamo realizzato con il finanziamento del FEG, siamo riusciti a conseguire tre obiettivi che ci proponevamo fin dall'inizio. Il primo, quello di riqualificare i lavoratori espulsi. Il secondo, quello di ricollocarli in contesti produttivi anche diversi. E da ultimo, quello di sostenere lo sviluppo e il potenziamento di un'impresa importante per il manifatturiero trentino, l'impresa Vetri Speciali. Mi chiamo Giorgio Zaia e sono il responsabile delle risorse umane della ditta Vetri Speciali. Mi sono occupato della reindustrializzazione dello stabilimento Whirlpool di Trento nell'ambito del progetto FEG. La necessità primaria per la Vetri Speciali era riqualificare personale che per 10, 15, 20 anni aveva lavorato in un'azienda metalmeccanica e che doveva prepararsi a operare in un'azienda del vetro. La formazione in un ambito così diverso da quello conosciuto ha richiesto prima una formazione teorica in aula e poi una formazione in affiancamento nei nostri stabilimenti produttivi. Il FEG è stato uno strumento indispensabile per la riuscita del progetto di riconversione. Mi chiamo Cristina Sanderlot e sono entrata in disoccupazione in seguito alla chiusura dello stabilimento di Whirlpool nella provincia di Trento. Ho lavorato in Whirlpool per 17 anni fino a novembre 2014. Assemblavo frigoriferi e congelatori in catena di montaggio su parecchie linee di produzione. Il FEG mi ha permesso di seguire un percorso di formazione personalizzato, adatto ai miei bisogni e alle mie capacità. Ho partecipato alla formazione specialistica presso l'azienda Vetri Speciali, nel mio caso nel reparto controllo qualità. La formazione è durata all'incirca un mese e mezzo. Adesso gestisco 20 persone. Il FEG non mi ha dato solo l'opportunità di trovare un nuovo posto di lavoro, ma ha aiutato a credere in me stessa e di rendermi più sicura per presentarmi a un nuovo datore di lavoro.